Buongiorno a tutti e bentrovati da Simply Beats. Vi diamo il benvenuto alla nuova puntata della nostra rubrica Face to Face. Oggi è il nostro gradito ospite Andrea Criseo, che è il direttore commerciale di Finanziaria Italia. Finanziaria Italia è una giovane realtà del settore del credito che sta facendo molto parlare di sé nell'ultimo periodo e che ha conosciuto, sta conoscendo una importante espansione a livello commerciale, a livello territoriale. Andrea, intanto buongiorno e grazie per essere nostro ospite. Buongiorno a te Paolo, grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i vostri spettatori. È un piacere essere qui con voi oggi. Bene, e ti abbiamo invitato qui per sentire, insomma, dalla tua viva voce quelle che sono le ultime novità, che avete, diciamo, tirato fuori dal vostro cilindro, dal vostro cappello e quelli che sono i progetti che avete in cantiere. Come prima cosa ti chiederei quindi di raccontarci un po', quelle che sono state le ultime tappe di questa espansione commerciale che avete conosciuto negli ultimi mesi. Sì, grazie. Allora, come dicevi tu, Finanziaria Italia è una realtà giovane in fase di start-up, un cantiere aperto. Abbiamo tanti progetti che stiamo cercando di portare a termine, un po' rallentati ovviamente, sia dal lockdown sia da quello che sta succedendo, la situazione pandemica oggi. Siamo riusciti a creare un modello di business che ci vede impiegati con i nostri collaboratori, con i nostri agenti, dove facciamo gli imprenditori con gli imprenditori. Quindi partecipiamo insieme a loro alla costruzione di un modello di business insieme per la realizzazione in loco delle nostre agenzie. In quest'ultimo periodo abbiamo fatto proprio due aperture che erano già significative per noi come punti agenziali, che erano già stati programmati pre-lockdown nell'approvazione del nostro piano industriale e che, per le quali seguiranno ancora delle altre sul territorio italiano. Il nostro modello di business, appunto, è quello di far rete insieme ai nostri agenti, quindi partecipiamo con loro nell'attività sia di logistica, sia di studio del territorio, sia nel marketing, far sì proprio che siano degli imprenditori insieme a noi. Senti, quali sono state le ultime due aperture che avete, le ultime due inaugurazioni? Allora, abbiamo aperto due nuovi punti vendita in Lombardia. Noi siamo partiti già l'anno precedente con un'agenzia pilota, Reggio Calabria, a quale poi è susseguito nel corso del periodo la prima agenzia su strada apprendizzata in Lombardia, a Bellinzago Lombardo per l'appunto, e recente ne abbiamo fatto due molto vicine tra loro, che sono la sede principale qui a Rho, dove anche noi vogliamo metterci la faccia sul negozio su strada. E poi la recentissima fatta ad Abbiategrasso pochi giorni fa. Questo perché? Perché crediamo in primis in questo nuovo modello di business e quindi volendo farlo insieme alla rete, chi meglio di noi cercare di capire nel proprio territorio come muoversi. Ascolta, puoi raccontarci sinteticamente come è andato il primo semestre dell'anno, che è stato un semestre, insomma, particolarmente complesso, però ecco, ci interesserebbe capire voi come siete riusciti a organizzarvi e soprattutto ci interesserebbe anche capire quali sono le aspettative per il secondo semestre. Anche questo si preannuncia un semestre, insomma, non esattamente semplice. Volevamo capire con il tuo aiuto, appunto, come si muoverà Finanziaria Italia. Allora, questa è una domanda abbastanza importante che risponde. Come è andato il primo semestre? Sicuramente è un semestre strano, un semestre caratterizzato da eventi che nessuno Prevedere. poteva mai immaginare, infatti. È andato, nel senso siamo riusciti a tenere la produzione affinché non scendesse sotto a un livello, ma la cosa più importante per noi non è stata tanto la produzione in questo semestre, ma il gruppo che siamo riusciti a creare all'interno dell'azienda. Abbiamo cercato costantemente e giornalmente di avere contatti con la rete, di sentire la rete e farla sentire comunque a casa. Abbiamo approfittato di un periodo di chiusura per poter formare la rete affinché capisse l'importanza del cambiamento proprio come non mai in questo periodo. Einstein diceva che la crisi porta progresso e abbiamo cercato di sfruttare le parole di Einstein e cercare di prendere qualche cosa positiva da questo periodo. Anche i numeri, devo dire, sono stati abbastanza soddisfacenti, ovviamente numeri totalmente diversi da quelli che erano stati programmati per il budget
del primo semestre, però siamo riusciti con i nostri cantieri in corso d'opera a rivoluzionare quello che è il nostro piano industriale, a essere sempre a contatto con la nostra rete, a fare in modo che tutti soffrissimo un po' di meno di quello che stava succedendo. Programmi per i prossimi, per il semestre in corso, anche questo semestre è partito bene, nel senso che sembrava quasi un pizzico di ritorno alla normalità. Nelle ultime ore stiamo vivendo tutti quello che sta succedendo nella nostra nazione. Ovviamente tutto il management della società si sta confrontando insieme anche alla nostra mandante, ci sta dando una mano molto importante in questo, ci stiamo confrontando per capire come affrontare questo ulteriore periodo, sperando in un periodo stavolta breve rispetto al primo, dove ci dovrebbe trovare in teoria molto pronti alle diverse situazioni. Cerchiamo di dare supporto alla rete, stiamo uscendo con delle campagne marketing importanti per la rete e anche dal punto di vista della clientela con delle campagne prodotto molto interessanti. Andrea, l'ultima cosa che ti chiediamo di illustrarci sono i progetti che avete in cantiere e quello su cui vi andrete a concentrare nei prossimi mesi. Guarda, come ti ho detto all'inizio, Finanziaria Italia è un cantiere aperto nel senso che non riusciamo a finire un progetto che ne apriamo un altro. Siamo molto, molto dinamici e stiamo cercando di gestire la crescita che stiamo avendo, che è la cosa più importante in questo momento. Per quanto riguarda i progetti futuri, abbiamo già delle altre aperture programmate a breve. Fra 2 settimane dovremmo aprire il nostro secondo punto vendita, la nostra seconda agenzia in Calabria. Ne abbiamo una in apertura in Basilicata, in provincia di Matera, a Policoro, e da lì abbiamo un susseguirsi di appuntamenti per la gestione di nuove aperture. Ovviamente il nostro principale modello di business è creare rete con l'apertura di agenzie in copartecipazione, come ti ho già detto e ci tengo a ripeterlo, con il nostro collaboratore, che diventa nostro socio. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia una crescita non solo per la nostra società, ma vogliamo che cresca anche il collaboratore insieme a noi. Poi non voglio sbottonarmi più di tanto, perché essendo un cantiere aperto è ancora in evoluzione, davvero rischierei oggi di dire qualcosa che fra un mese cambiamo per purtroppo. Comunque mi sembra di capire insomma che siete in movimento, adesso magari sarà necessario riorientarsi, ricalibrare alcune cose, vedremo anche come si metterà la situazione a livello della pandemia, però ecco, come dire, state andando avanti, la locomotiva è in marcia. La locomotiva è in marcia, stiamo andando avanti, non abbiamo intenzione di fermarci, non vogliamo fermarci, cercheremo di affrontare tutto quello che succede insieme alla nostra rete, con la quale davvero condividiamo idee, condividiamo progetti e ne prendiamo da loro tante idee e tanti progetti. La cosa bella di Finanziaria Italia è la dinamicità della proprietà, del management, ma soprattutto nell'ascoltare e accogliere tutte le idee, tutti i progetti dei collaboratori. Quindi davvero siamo attenti a tutto, siamo in fase di evoluzione e speriamo di rivederci presto con delle novità più sicure e più abbordabile da dire. Assolutamente sì, assolutamente sì. Speriamo di sentire presto altre notizie interessanti e noi vi auguriamo un buon lavoro. Grazie. Vi facciamo un in bocca al lupo, insomma, per tutti i progetti che avete in cantiere. Andrea, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite e salutiamo tutti quanti i nostri spettatori e diamo loro appuntamento alla prossima puntata della nostra rubrica. Un saluto a tutti. Un saluto, buona giornata.